Lisa Laffi, l'ultimo segreto del botticello. Nella voce di Lucy si poteva percepire una nota di speranza che lo colpì al cuore. Lui non può. Le parole di Bianca piombarono come uno schiaffo su Lucio che fece un passo indietro. Giovanni strinse i pugni e si morse le labbra. Non poteva contraddire la sorella perché quello che aveva detto a Lucio era vero, ma lo sguardo della ragazza lo trapassava come nessuna alabarda aveva mai fatto e per lui era una sofferenza fisica dover stare con le mani in mano. Si rese conto che a 30 miglia di distanza la gente moriva e che a pochi centimetri da lui stava accadendo qualcosa di simile anche a Lucio. Un attimo fu tentato di fare quattro falcate nella sua direzione, stringerla tra le braccia e mandare tutto al diavolo, ma uno sguardo di Bianca lo fermò. Lucio però non intendeva arrendersi. La vide tremare e puntare nella sua direzione. Tu ami combattere, non hai paura di togliere la vita. In questo caso puoi farlo per difendere inermi con dadini. Per una volta potresti non essere il grande diavolo. Parve pentirsi subito dalle sue parole, ma ebbe ancora la forza di chiedergli perché non puoi. Era certa di essersi spinta troppo in là. Era certa che lui non l'avrebbe mai risposto e che Bianca l'avrebbe. Che lui non le avrebbe mai risposto e che Bianca l'avrebbe sbattuta fuori dal castello. Ma ogni sua previsione si rivelò errata. Fu Giovanni ad andarsene, non prima di aver puntualizzato a denti stretti ciò che era. Non so se sono il grande diavolo, Lucio, ma di sicuro so cosa sono. Sono un condottiero di ventura, un mercenario e nient'altro. Vitiello seguì Giovanni e anche Piermaria e Camilla uscirono dalla stanza della Marchesa subito dopo. Solo allora Bianca ruppe il silenzio. Giovanni darebbe tutte le ricchezze che nostra madre gli ha lasciato, se le avesse ancora per poter andare a Berceto. La sua voce era cupa. So che vuole combattere più di ogni altra cosa al mondo e che non c'è ferita che lo possa fermare. 3 anni fa arrivò a San Secondo come una furia e spazzò via le truppe del vescovo di Treviso, ma allora non aveva una condotta pontificia. Oggi non è un uomo libero. A Berceto ci sono uomini, donne e bambini, mormorò Lucio. Lo so. La voce della marchesa era carezzevole, ma le sue parole erano dei macigni. Ma pensa che anche dietro ogni soldato delle bande nere ci sono donne e bambini. Loro garantiscono il pane alla famiglia combattendo, ma se tradiscono chi li paga, nessuno li pagherà più. Nel nostro mondo ogni cosa è in vendita, Lucio, e Giovanni più di tutti. Non permetterò che combatta per me una piccola scaramuccia, perdendo tutto. Lui è la grande speranza per tutti noi. Potrebbe liberare tutta l'Italia. Come può un uomo incatenato liberare una nazione incatenata, dove ogni uomo fa guerra al proprio vicino? Chiese Lucio. La sua domanda rimase senza risposta. Quella notte Lucio non riuscì a prendere sonno. Continuava a girarsi e a rigirarsi nel letto, senza capire perché il destino l'avesse portato a San Secondo, proprio quando Berceto era in pericolo.
Mentre la confezionava misture miracolose che non salvavano nessuno. Poche miglia più in là c'era chi aveva davvero bisogno di cura. Mentre lei ascoltava le battute velenose delle sguattere della cucina e i pettegolezzi delle dame di compagnia, a Berceto c'era gente che chiamava aiuto. Mentre fantasticava su un uomo che il mondo aveva soprannominato il grande diavolo. Nel suo paese poveri diavoli combattevano davvero per difendere la loro casa. Improvvisamente capì che il suo posto non era dove si moriva poco a poco. Prese il volume degli esperimenti avvergato alla sua madre. Strappò l'unica pagina intonsa e lentamente con la grafia pulita che piaceva tanto a Bianca si mise a scrivere la prima, unica e ultima lettera della sua vita. Fine quinto capitolo.